Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è venerdì 10 e ragazzi, oggi staremo tutto il giorno insieme, anche oggi abbiamo tantissime cose da fare. Mi sono già sporcata la maglia con il sugo, tanto io sono sempre un solito danno, perché sto facendo il ragù, siete un po' stortini, quindi cerco di raddrizzarmi io con la testa, perché oggi, sfogliando le riviste di Giallo Zafferano, ho visto una ricetta nuova che è sempre ragù. Mi sono sporcata anche la maglia, vabbè, l'ho appena messa, mi sono appena cambiata. Comunque, è sempre ragù, però al posto della carne trita, che ho anche la carne trita, infatti io inizialmente avevo l'idea appunto di farlo con la carne trita che ho qua in freezer, però ho detto no, provo a fare un'altra ricetta. E allora c'è la salsiccia al posto della carne trita. La salsiccia, quella tutta arrotolata che si compra, però da tagliarla a pezzettini, ma non pezzettini piccolini così, ma lunghi così, in modo tale che noi quando mangiamo la pasta abbiamo anche le patate, perché ci sono anche le patate nel sugo. Ho fatto la ricettina proprio di Giallo Zafferano, sugo con salsicce e patate. Ho proprio scritto su Google e mi è uscita appunto la ricetta di Giallo Zafferano, e patate e salsicce grosse così, tagliate grosse così, e fatta cuocere con il soffrittino, le salsicce, poi ho messo le patate, una soffiata di vino bianco, almeno così c'era scritto, io ho fatto, speriamo che sia buono, perché a mezzogiorno arriva anche il CRI a mangiare, se non gli piace poi me lo tira dietro, scherzo, però speriamo che gli piaccia, me li tira dietro, ci manca solo quello, comunque, vabbè. E adesso ho fatto il sughetto, ve lo faccio vedere anche a voi. Questo è il sughettino che sto facendo e oltre ad essere buono perché ha un profumo allucinante, spero anche che sia buono da mangiare. Oh, guardate il casino che sto facendo, però almeno adesso lo mescoliamo ed è quasi pronto. Vedete, ha proprio dentro sia le patate e le salsicce tagliate così come vi dicevo. E come pasta, visto che volevo fare gli spaghetti ma l'ho finita, penso proprio che farò questa qua, della linea bronzo della Tremolini, dell'Eurospin, le mezze maniche rigate. Mi sa proprio che farò questa. Volevo gli spaghetti, ma l'ho finiti, quindi ci accontentiamo di questa, che deve essere buono comunque. Ci vediamo a tavola quando arriva il CRI. Fuori, anche se c'è un po' di arietta fredda, infatti avete visto che avevo la maglia a maniche lunghe, però leggera, c'è il sole, quindi è una bella giornata. Non ci sono oggi i cavallini, di solito lì ci sono tutti i cavallini, mamen. Intanto che sto aspettando che arriva il CRI, che ho messo sulla pasta, oddio, è lì ho messo sulla pasta sto aspettando che cuocia la pasta. Intanto mi è arrivato un pacchettino da Amazon, con la speranza che non ci sia sull'indirizzo, no, ok, meno male. E mi è arrivato il copriletto, adesso vi faccio vedere cosa ho preso, un nuovo acquisto che non sapevo neanche che esisteva, ho scoperto su Amazon e guardando una sera su Amazon l'ho visto, è troppo carino, con la speranza che vada bene. Incrociamo le dita, adesso ho parlato troppo, vedrete che è grande o piccolo. Vediamolo insieme che cos'è. Ora vi faccio vedere, visto che noi abbiamo tutto il letto rovinato e non capisco come sia possibile, ma guardate che schifo la testiera del letto. Infatti, per il momento, visto che lo cambiamo, questo è sicuro, per il momento volevo trovare un copri. Diciamo un copritestiera del letto e l'ho trovata, ragazzi. Non pensavo neanche che esistesse e l'ho trovata. Adesso l'ho appena spacchettata. Qua ho preparato tutto perché devo registrarvi un video di tutti questi prodottini nuovi, tranne il sapone per le sopracciglia che non c'entra niente, quello non è nuovo. Ho preso una testiera del letto con su una donna e un uomo, cioè. È troppo carino, speriamo che la misura sia grande ed è fatto apposta. Pensavo che era di spugna, invece si può anche stirare, sta cosa mi piace e di sicuro ne prenderò altre. Proviamo a vedere intanto la misura, dovrebbe coprire tutto quel pezzo. Vediamo. Oh, ragazze, è una figata! Siete pronti? Poi adesso va bene, l'ho messo per vedere se era giusto, così al limite lo spedivo indietro al venditore e. Oddio, che meraviglia! Ve lo voglio far vedere troppo. Ta-da!
Ragazzi, sono super contenta, guardate che meraviglia! È invertito perché di solito il Cree dorme di qua e io dormo di lì. Almeno non ho bisogno più di mettere cuscini per coprirlo. È troppo bello. E poi la cosa che dalla foto sembrava spugna, invece è proprio cotone e quindi riesce a coprirmi bene questo. Quindi adesso lo tolgo, lo lavo bene, ma vi piace? Cioè, è troppo bello! E invece in questo mega super pacco che è appena arrivato dal postino, che ha portato anche su, no, appunto, ha portato anche questo ordine di Amazon, ci sono le protezioni per lo skate del Cree, che vedrete stasera che andiamo sicuramente con lo skate col Cree e vedrete le protezioni, vedrete lui che le mette, finalmente perché è già caduto e si è già fatto male. Adesso andiamo a tavola. Però ragazzi, sono troppo innamorata del lettino, guardate che carino. Poi certo, adesso l'ho messo solo di prova, adesso comunque lo tolgo, lo lavo bene sotto con le salviette liso, forma anche il letto, così almeno poi lo metto su e lo stiro bene. Meno male che si può stirare, perché sennò era brutto con tutte quelle pieghe, ma è troppo bello e poi ha di una morbidezza. Troppo carino. Peccato, come vi ho detto prima, che la donna, la ragazza doveva essere di qua perché dormo di qua. Infatti, ci sono tutte le mie cosine, di lì dorme il Cree. Ma è troppo bello! E poi quello, ovviamente, spero che si tiri fino in fondo. Certo che si tira fino in fondo, così copre bene. Bello, bello, mi piace. Dopo vi faccio vedere su Amazon bene dove l'ho preso e c'erano tantissimi disegni, cosa che sicuramente un cambio devo averlo per quando lavo questo. E allora ne comprerò, adesso che so che è perfetto, ne comprerò minimo 50. Costano 15 euro l'una, ma non mi interessa, troppo belli. Intanto con il sito, diciamo, di Amazon dove l'ho preso, il prezzo, ci sono anche le misure. Sono troppo felice, ma che bello il nostro lettino nuovo! Adesso andiamo a tavola. Sto anche preparando la tavola e ho messo in tavola l'acqua e il tè, che io berrò il tè, e questa è la coca. Io non so cosa vuole il Cree, allora io li metto tutti. Adesso metto i piatti, i bicchieri, e questa è la torta con la crema pasticcere, la mille foglie. La crema pasticcere l'ho fatta io in casa ieri, non mi sono dimenticata di farvi video ricetta, ma se lo volete io ve lo farò molto volentieri. La crema pasticcera fatta in casa e la mille foglie comprata da Eurospin. E almeno si finisce questa come dolce, perché sapete il Cree che dopo pranzo assolutamente se non ha il suo dolce, guai, 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 guai. Oggi sono impazzita, mi piace troppo il letto, troppo! E di sicuro, come avete visto, ci sono tante altre fantasie e ne prenderò altri. Tavola preparata! È arrivato il mio amore a casa e si sta guardando le sue protezioni dello skate, vedete, per andare con lo skate, perché l'altra volta. Perché l'altra volta mi fa danni. No, stavo controllando se c'era qua il nostro indirizzo, perché Dici sennò non si può per mica far te. vedere. No, non c'è. E queste sono le protezioni. Poi stasera, ragazzi, vedremo il Cree che le metterà, vero amore? E stasera andiamo a provarlo? Anche perché lo skate, se non avete visto nei video, è proprio i video vecchi, è questo qua, ed è quello che mi ha regalato l'azienda Kinskate, che ringrazio ancora vivamente perché il Cree è felice. Grazie. Ecco, è felice come un bambino, confermo. Noi adesso mangiamo e buon appetito! E questo è il sughetto. Wow. Mangia, buon Buon appetito! appetito. Alla fine ha detto che vuole il tè da bere, quindi Sì. beviamo il tè oggi. Pasta Anche con la io. salsiccia e le patate. Sì. Alla faccia del sushi. No, è buonissimo il Beh. sushi. Ragazzi, appena finito di mangiare, la pasta era buonissima. Ti è piaciuta, Mamma mia, amore? che buona, 3 piatti. Lui si è mangiato 2 piattini e un pochettino nel terzo, aveva proprio fame. E adesso il dispettoso di prima categoria. Adesso beviamo il nostro caffè nella tazzina della Baci Baci Perugina. Perugina. E lì ha mangiato il suo dolce. Quel cosino lì non lo mangi? No, lo tengo per stasera. Se No. no, dopo non ho più.
Ecco, ma lo rifacciamo. Poi ho promesso anche a loro che faremo il video ricetta che mi sono dimenticata. Wow. Adesso apro la bustina con una mano impossibile e beviamo il caffè. Ragazzi, sono arrivate le 5 e mezza della sera ormai. Oggi pomeriggio ho fatto tantissimo, oltre a editare due video per voi che vedrete più avanti sul canale. Poi ho pulito casa e sono andata in un negozio diciamo, di cose per la casa, che già ultimamente mi sono anche cambiata per uscire perché avevo la maglia sporca di sugo, l'avete visto prima. Comunque, ho preso le presine per la casa, le volevo nude o se no un beigiolino, bianche, ma non le ho trovate, c'erano rosse, gialle, rosa, viola e io le ho prese lilla. Guardate che carine, sono due presine finalmente perché c'è. Rendetevi conto di che schifo facevano quelle che avevo. Le ho pagate 1,80 l'uno, ma sono troppo belle e ne ho prese due. Adesso ultimamente sto abbandonando un po' il make-up, non nel senso che non, il make-up rimaneva, rimarrà sempre la mia passione per tutta la vita, però voglio dedicarmi anche un po' a fare tanti acquisti per la casa. Infatti, quando sono in giro ho anche qualche cavolatina, ma per la casa ormai devo prendere sempre qualcosa. Sono troppo contenta anche della testiera, insomma, del letto perché è davvero fantastica. Spero che vi piaccia anche a voi. La prossima sono sicura che voglio prenderla con le finte piantine al centro, che sembra in 3D, come se ci fosse un balconcino sul letto con tutti i cactus e le piantine finte verdi. E poi mi piacerebbe quella con i fiori, però quella con i fiori la vedo più primaverile, quindi magari la metterò in primavera. Adesso vediamo. E niente, adesso tanto a cena non riprendo, tanto oggi mangiamo la pasta che è avanzata oggi, quindi stasera appunto scaldiamo quella perché odio buttare il cibo e quindi quando c'è da tenere qualcosa e da finire qualcosa lo finisco. L'altra volta mi sono sfondata di sushi e avevo fatto il mukbang, se non l'avete visto lo trovate sul canale tra i video ultimi recenti. Ho fatto il mukbang del sushi che avevo comprato al Lidl, ma ragazzi era tantissimo e sono andata avanti a mezzogiorno che ho fatto il mukbang, la sera e 2 o 3 pezzettini li ho avanzati anche il giorno dopo. Infatti una di voi mi ha fatto troppo ridere quando mi ha detto: "Kati, con quel sushi ne avrai per 2 giorni". Poi sono anche, infatti era vero, poi sono anche contenta che nel mukbang avete apprezzato la mia semplicità, insomma era il mio primo, mi avete dato tanti consigli anche per parlare nei mukbang, insomma degli argomenti e tutto quanto, perché è vero, lo ammetto, io quando mi dite una cosa, anche se pur costruttiva, una critica, ma anche costruttiva, io lo ammetto se è vera e sì, è vero, facevo fatica a trovare discorsi perché non sapevo mai di cosa parlare. Però ce l'ho fatta, alla fine io chiacchierona, i discorsi mi vengono sempre in mente, però l'idea di farvi delle domande, magari seguite su Instagram, vi lascio qua il nome, la Kati Official, seguitemi se vi fa piacere, se ancora non lo fate, perché a breve vi farò un sondaggio per il prossimo mukbang, così intanto so di cosa parlare, chiacchiero con voi intanto che mangiamo, adesso vediamo cosa, mi devo organizzare, e intanto risponderò alle vostre domande. Fatemi sapere se vi piace come idea, perché me l'avete dato come consiglio. E io l'accetto. Ci vediamo dopo. È arrivata sera, volevamo andare con lo skate, ma non ci fidiamo perché c'è un'aria freddissima e ci sono le nuvole. E lì c'è il mio amore con lo skate che voleva andare lui con lo skate, ma non si può perché sta per venire a piovere, caspita, vero amore? Abbiamo paura che viene a piovere, anche se a vederlo così è bello. Ma fa davvero freddino e intanto lui si diverte. Vuoi vedere le manine? Quelle sono le protezioni di oggi con le nuove. Ma che bravo! Meno male, almeno non si fa male così se cade. Siamo tranquilli, vero amore? Questo ci vuole. Vediamole. Ma guarda, c'è un faccino d'angioletto, bello. Adesso mi sono messa la vestagliona perché sta facendo freddissimo. Dopo mi vado a fare la doccia, mi faccio skincare. Volevo anche lavare i capelli stasera. E adesso lavo quei due piatti che ci sono lì e la pentola. E poi vado a nanna. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Volevo salutare anche Irene Messina, che ti mando
Un bacione tesoro e Anna Lombardo. Io nei miei video saluto sempre qualcuno, quindi se volete essere salutati anche voi, commentate giù nei commenti con hashtag salutami e io vi saluterò. Ciao!